Buonasera a tutti. Allora, intanto anch'io ringrazio gli organizzatori per questa occasione, perché appunto sono occasioni queste da non perdere, crediamo, nel senso che sono occasioni di confronto e anche di input per noi come autorità. Allora, io vengo dall'autorità garante e diciamo, non so se, non credo, anzi sicuramente non ho in mano tutte le risposte ai vostri dubbi e ai vostri, le vostre incertezze, però insomma è chiaro che cercherò di dire brevemente alcune cose su questo approccio del garante alla transizione, nel senso che chiaramente come autorità noi ovviamente, insieme anche altre autorità di altri paesi, di 28 paesi, scusate, UE, ci stiamo interrogando da tempo su come accompagnare questa transizione, che è una transizione importante, lo sappiamo, e quindi comporta tanti problemi, ma anche tante opportunità. Insomma, noi lo stiamo vivendo, lo vorremmo vedere come un'opportunità questa transizione, non dire un incubo che comporta esclusivamente altri adempimenti e una serie di appesantimenti burocratici, perché in realtà la riforma, come voi immagino saprete, perché io dopo è scontato che adesso ci sia una conoscenza abbastanza diffusa perlomeno dei fondamentali di questo regolamento, nello specifico protezione dati, ha esattamente l'obiettivo opposto, almeno negli obiettivi sono questi, cioè una sburocratizzazione, quindi tenere conto che stiamo parlando di 20 anni più in Europa di una normativa che riguarda la protezione dei personali e la privacy, quindi non è che stiamo operando in un vuoto pneumatico, ci sono già tutta una serie di garanzie, sicuramente non sufficienti, non sempre sufficienti, comunque di varia natura, ci sono autorità come la nostra che hanno il compito di vigilare sull'applicazione della normativa, ci sono però dei problemi di vario genere, sicuramente il fatto che appunto fino adesso in molti paesi, anche in Italia, tutto questo è stato visto come un po' obblighi di natura cartacea. Molte aziende per vari motivi, ma anche non soltanto aziende nel privato, ma anche soggetti pubblici, insomma, hanno interpretato tutta questa questione della privacy come un obbligo, un aggiunto, un sovrappiù, un orpello: fammi la privacy, occupati della privacy, per favore, dimmi quello che devo fare per essere in regola. E questo è proprio l'approccio esattamente contrario a quello che questo regolamento invece ha in animo, cioè è un regolamento che sicuramente, tanto è un regolamento, quindi questo è importante, quindi è un segno della volontà di garantire quello che si chiama il level playing field, e questo è importante, quindi niente forum shopping, almeno nelle intenzioni del legislatore europeo, stesse condizioni, stesse regole per tutti nell'Unione Europea, e punta moltissimo su questo principio che avete sicuramente sentito tante volte menzionare, che è un po' il mantra dell'accountability, la responsabilizzazione di titolari di responsabili di trattamento, quindi si vuole puntare sull'essere proattivi, sul non aspettare, non attendere dall'alto, quindi non è un approccio top down, è un approccio bottom up, è un approccio che vorrebbe privilegiare appunto la proattività e il prevenire. Quindi tutto questo significa che c'è un trasferimento di responsabilità indubbiamente maggiore sui titolari, sui responsabili di trattamento, che sono chiamati a fare le loro valutazioni in prima battuta, a mettere in atto un'analisi dei rischi, che è un punto essenziale della riforma. Ma tutto questo non è che sia una novità assoluta, perché sia perché appunto ci sono già esempi in questi anni di approcci che vanno tuttora in questa direzione a molti livelli, sia perché ci sono ausili di vario genere che sono stati sviluppati anche dalle autorità e non soltanto per promuovere un approccio che fosse meno burocratico e più concreto, e quindi insomma non direi che questa riforma, questa transizione, come è stato detto, sia una vera e propria rivoluzione, ma insomma io riesco a parlare di evoluzione, perché come voi saprete i fondamentali rimangono gli stessi, non cambiano, i fondamenti di liceità del trattamento, per esempio, qui ho elencato una serie di cose,
adesso magari non li dettaglierò tutti perché non abbiamo molto tempo, però insomma per dare un'idea ci sono, come voi sapete sicuramente meglio di me, molti elementi di continuità in questo schema, proprio perché non stiamo parlando di una riforma, anzi proprio perché stiamo parlando di una riforma, nel senso di uno strumento normativo che vuole puntare sulla responsabilità dei soggetti che direttamente hanno in mano questi beni che si chiamano dati personali, ma anche perché abbiamo un pregresso, nel nostro caso 20 anni, altri paesi ancora di più, di disposizioni di rango primario, secondario, provvedimentale, che danno, delineano già un quadro abbastanza uniforme, abbastanza chiaro. Quindi, per esempio, sappiamo che non cambiano i fondamentali di liceità, non cambiano i requisiti di qualità dei dati, il regolamento conferma sostanzialmente in maniera identica quelli che sono, per esempio, i requisiti di correttezza, pertinenza, la minimizzazione, su cui viene posto un accento maggiore, cioè ti pone più l'accento ma non cambia, gli elementi di base. Anche il regolamento ha sposato l'approccio dati sensibili, per esempio, nel senso che sapete che questi dati particolarmente sensibili, quelli relativi alla vita sessuale o alle convinzioni politiche, all'appartenenza sindacale, insomma adesso non sto a fare la lezione, questi dati sono sostanzialmente non trattabili in linea di principio, tranne che intervengono una serie di condizioni. Questo approccio è stato confermato anche dal regolamento, cioè il regolamento conferma che in linea di principio non è possibile trattare i dati sensibili a meno che non ricorrano delle condizioni che sono elencate in questo caso nell'articolo 9. Il catalogo dei dati sensibili è stato ampliato, abbiamo altri dati che sono stati riconosciuti come meritevoli di questa tutela, il dato genetico per primo, ma anche questo è frutto di una riflessione, di riflessioni che in questi anni hanno portato anche a altri livelli, il Consiglio d'Europa, i soggetti, il Parlamento Europeo, a individuare per queste categorie di informazione la necessità di particolari tutele. Informativa accesso, questo è uno dei pilastri, diciamo così, fondamentali, come informativa consenso, non cambiano, diciamo così, anche se ci sono poi una serie di accenti particolari. E così via. Adesso volevo passare poi appunto alla discontinuità, però come sapete, come sappiamo, ci sono indubbiamente degli elementi di differenza. Sicuramente il primo è quello che ho già detto prima, cioè è questa grande accentuazione messa sulla responsabilizzazione dei soggetti che trattano i dati, che si traduce in questo approccio basato sul rischio e nella necessità di prevedere una serie di passi di attività che sostanzialmente coincidono tutte con un approccio di privacy by design o by default. Allora, tutto questo significa appunto che il ruolo dell'autorità, per esempio, è molto modificato, perché nel nostro caso avremo, le autorità avranno molto un ruolo ex post, non ex ante, quindi non avremo un'autorizzazione preliminare, scompare questo requisito, non avremo la notificazione dei trattamenti, come sapete noi saremo soggetti che interverremo per vigilare sulla correttezza della condotta assunta dai titolari e dai responsabili. Questo è un cambiamento abbastanza importante, perché chiaramente lo si vede anche per esempio rispetto all'elemento interesse legittimo. L'interesse legittimo, sapete, del titolare o di terzi è uno dei fondamenti di liceità del trattamento, cioè trattare dati personali sulla base dell'interesse legittimo del titolare o di terzi, ma fino adesso questo interesse legittimo doveva essere bilanciato, e lo sarà anche in futuro, con i diritti e gli interessi della persona interessata, soltanto che con il regolamento questo bilanciamento spetta direttamente ai titolari di trattamento o ai responsabili, non spetta all'autorità, quindi non sarà l'autorità in linea di principio a indicare quali siano i criteri per effettuare questo bilanciamento, perché questo è l'elemento che invece viene rimesso alla valutazione complessiva, ha compreso il rischio, dei titolari e dei responsabili, che però non sono lasciati solo in questo, e poi lo vedremo successivamente brevemente. Quindi qui avete un elenco di altre discontinuità, ce ne sono molte altre, anche più di dettaglio, però
se si guarda appunto a queste discontinuità, e infatti un importante rafforzamento di alcuni diritti, l'introduzione di alcuni diritti nuovi come il diritto alla limitazione, alla portabilità dei dati, il diritto cosiddetto all'oblio, che in effetti è un diritto alla cancellazione, rafforzata se vogliamo dire, però ecco, molte di queste discontinuità, chiamiamole così, vanno sempre in questa direzione di promuovere un approccio olistico, potremmo dire, al trattamento, cioè che quindi tenga conto di tutte le sfaccettature per quanto possibile e anche che si basi su un impegno, un'assunzione di responsabilità. I codici deontologici o le certificazioni dei trattamenti sono un esempio importante, intanto c'è la possibilità di ricorrere anche alla certificazione, per esempio, di tutto o di parte della propria attività di trattamento, anche addirittura per ricevere dati dall'Unione Europea, cioè è possibile per un soggetto stabilito in un paese terzo farsi certificare ai sensi del regolamento UE per essere ritenuto adeguato ai sensi della normativa UE, che da questo punto di vista non cambia perché appunto si sono confermati i requisiti ai fini del trasferimento dei dati verso paesi terzi, però la novità è che per ottenere, diciamo così in sintesi, un riconoscimento di adeguatezza ci si può anche far certificare. E questo ovviamente è molto bello, poi vi sono una serie di problemi rispetto alle tecniche di certificazione, all'esistenza di schemi di certificazione, ma questo è un altro elemento su cui peraltro si sta già lavorando. Comunque, quindi ciò detto, tanto per così ricordarci un po' il quadro, allora chiaro che noi come autorità stiamo facendo la nostra parte, l'abbiamo fatta negli anni precedenti, la stiamo facendo anche adesso. La transizione comporta tutta una serie di, dal nostro punto di vista sto parlando, tutta una serie di adempimenti. Chiaro che ci sono riflessi sul lato normativo, quindi sulla normativa esistente, il codice, ma anche riflessi sul lato, diciamo, normativa secondaria, produzione provvedimentale del garante, disposizioni, provvedimenti generali, autorizzazioni generali, tutto quel patrimonio di cose che l'autorità in questi anni ha prodotto per chiarire, anche facilitare in molti casi il trattamento dei dati personali o sensibili in genere, e che quindi hanno necessitato una serie di riflessioni. Però in queste riflessioni si parte da un lato da come dire, questo sostanziale, la presenza di molti elementi di continuità nel quadro normativo nuovo. Dall'altro, questo stesso quadro, cioè il regolamento, dà delle indicazioni molto chiare su quelli che sono i margini per il legislatore nazionale, perché nel regolamento, se voi saprete, è un regolamento questo ovviamente, quindi immediatamente esecutivo e applicabile in ogni sua parte, però di fatto ci sono molte disposizioni che sono state inserite che consentono appunto di introdurre o mantenere disposizioni nazionali, limitazioni ulteriori, deroghe, esenzioni, alle condizioni che il regolamento elenca. Quindi in questa slide ho provato a riassumere appunto i parametri entro cui il legislatore nazionale si può muovere, nel senso che in alcuni casi il legislatore deve fare una scelta perché il regolamento impone allo Stato membro di legiferare, per esempio su chi debba essere l'autorità di controllo nazionale, potrebbe anche non essere il garante in teoria, nel senso che è necessario però che il legislatore stabilisca quali sono i criteri di nomina, quali sono i poteri dell'autorità, se ne deve avere di ulteriori e così via, e questo è rimesso espressamente al legislatore nazionale. In altri casi il regolamento ammette, consente che si possa appunto legiferare sulla base di una serie di criteri che sono lì elencati, per esempio rispetto a alcuni dati biometrici, genetici relativi alla salute, c'è un articolo che consente al legislatore nazionale di mantenere o introdurre condizioni o limitazioni ulteriori. Questo perché nella materia soprattutto sanitaria ci sono già molte normative, ci sono già una serie di disposizioni nazionali molto specifiche che prevedono quelle garanzie particolari necessari per questi trattamenti, che si può ritenere siano, previo controllo, previa analisi, conformi in linea con lo spirito, la lettera e lo spirito del regolamento. In altri casi è possibile, per esempio, il regolamento dà delle opzioni, cioè il regolamento per esempio consente di prevedere casi ulteriori di designazione del DPO, responsabile della protezione dei dati, ovvero sia rimette al diritto nazionale la possibilità di
stabilire attraverso una normativa nazionale se debbano essere casi, debbano essere i casi in cui bisogna nominare un DPO oltre ai casi previsti dal regolamento stesso. Chiaro, questa è una valutazione che per esempio noi stiamo facendo anche, e questo vale un po' per tutto quello che sto dicendo, nel contesto europeo, nel senso che non ha molto senso adesso che un'autorità si muova in maniera isolata, tranne che ove vi siano diciamo particolari provvedimenti, particolari misure che hanno un carattere prettamente nazionale. Su tutta questa parte interpretativa del regolamento è chiaro che occorre muoversi in ambito europeo, e quindi i lavori che noi stiamo conducendo con altre autorità a livello di gruppo articolo 29, che è il gruppo che riunisce l'autorità di protezione dati nell'Unione Europea, sono fondamentali, perché ci permettono di avere una serie di indicazioni comuni, congiunte. Io qui ho voluto ricordare appunto alcuni di questi elementi, condizioni che il regolamento fissa rispetto a eventuali misure nazionali. È chiaro che quindi questo per quanto riguarda l'impatto, diciamo, sulla normativa vera e propria. Esiste poi però anche quello che dicevo prima, cioè un impatto sulla produzione di questi anni della nostra autorità, e più in generale quali sono quindi i nostri come dire, criteri. Noi pensiamo che sia opportuno mantenere quelli che vediamo come dei valori aggiunti, elementi che in questi anni sono stati sviluppati e quindi che possono essere in qualche maniera mantenuti o siano in linea con i principi e i requisiti del regolamento, utilizzando quegli spazi di flessibilità che dicevo prima con il legislatore nazionale, e sono quelli che ho menzionato prima, più altri che trovate qui elencati. Sapete che nel regolamento c'è un capo, il capo nono, che è tutto dedicato ad alcune tipologie di trattamento per i quali si lascia agli stati membri nazionali, agli stati membri, la possibilità o addirittura l'obbligo di legiferare riguardo ad esempio il giornalismo, la materia del lavoro, la materia della ricerca scientifica e statistica o archivistica. In questi ambiti il regolamento ovviamente lascia la possibilità, proprio per l'esistenza di molte caratteristiche e tipologie nazionali, agli stati membri di legiferare, tutto sempre naturalmente in questi margini che dicevamo prima. Quindi il nostro obiettivo, e questo è quello che stiamo cercando di in qualche maniera realizzare anche guardando ai nostri dirimpettai, cioè appunto al Parlamento e al Governo, è quello di fare chiarezza, evitando che ci siano duplicazioni e sovrapposizioni nel quadro normativo, che non potrebbero tra l'altro essere ammesse. Questo, come sapete, è una giurisprudenza conforme della Corte di Giustizia, quindi evitare duplicazioni rispetto alla normativa nazionale, evitare sovrapposizioni, quindi fare un po' di chiarezza rispetto alle disposizioni del codice che possono essere, diciamo, abrogate, ovvero che necessitano di un'integrazione sulla base di quanto dicevamo prima, e riflettere poi sulla necessità di eventualmente appunto introdurre o meno qualche disposizione specifica su i nuovi istituti e i meccanismi che prevede il regolamento, tipo il DPO o per esempio la valutazione di impatto. Tutto questo però sempre guardando, come dicevo, a quello che è il quadro europeo, cioè al lavoro del gruppo articolo 29 e alle linee guida che tra l'altro a brevissimo ne uscirà una importante proprio sulla valutazione di impatto. Quindi sono delle linee guida interpretative, dei garanti, diciamo così, europei, che provano a dare alcune indicazioni su come dire, i casi in cui è necessario, i casi in cui non si deve effettuare una valutazione di impatto, a quali trattamenti questo si applica, quali siano, diciamo, i requisiti di una valutazione di impatto, naturalmente in una maniera piuttosto generalistica, perché questo è un documento che non può entrare nei singoli dettagli delle modalità di esecuzione di una valutazione di impatto, però è un documento che tiene conto per esempio dell'esistenza di standard internazionali e anche di esempi in altri paesi di come, diciamo così, si effettua una valutazione di impatto, che è un punto qualificante del regolamento. Noi abbiamo per esempio pubblicato anche delle linee guida, è un documentino, insomma, che è un piccolo ausilio applicativo per i soggetti,
pubblici e privati rispetto all'applicazione del regolamento. Ci sono delle prese di posizione lì dentro e quindi abbiamo cercato di pubblicarlo a inizio anno, non ci siamo riusciti, dopo qualche mese l'abbiamo fatto aprile, perché questo secondo noi già può servire a chiarire insomma quello che dovrebbe essere l'approccio. I nostri provvedimenti, è chiaro che ci sono 20 anni dietro di lavoro, sono provvedimenti che in alcuni casi hanno avuto un ruolo importante, sono prescrizioni ma sono anche linee guida, carattere generale, abbiamo l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ci sono provvedimenti che il garante ha diciamo così, pubblicato all'esito di verifiche preliminari, che noi sappiamo adesso non essere più previste né nel regolamento né di massima, però quello che questi provvedimenti prevedono, quello che queste misure, diciamo così, hanno al proprio interno, a nostro giudizio, è sostanzialmente coerente con l'impianto del nuovo quadro normativo, proprio perché i fondamentali e molti elementi, diciamo, di partenza del ragionamento non sono cambiati. Quindi noi pensiamo che, per esempio, questa è una cosa che riguarda, come dire, la nostra potestà diretta, sarebbe possibile immaginare, non so, una sorta di provvedimento, chiamiamolo così, ricognitivo, in cui si faccia un po' il punto su tutto quello che succede di alcuni di questi provvedimenti di linee guida generali, per indicare dove, come dire, vivono e dove invece non possono più continuare a vivere, perché appunto è ovvio che banalmente in alcuni di questi provvedimenti, per esempio all'esito di verifiche preliminari, noi davamo delle prescrizioni ai titolari che dovessero trovarsi in quelle stesse condizioni, che in alcuni casi non possono più essere mantenute. Misure minime di sicurezza, è già stato menzionato questo elemento, è chiaro che non possono esistere misure minime di sicurezza in base al regolamento, proprio perché contraddirebbe l'impianto di valutazione del rischio che è alla base di tutta questa struttura. Quindi è ovvio che dove questi provvedimenti, queste misure, queste linee guida prescrivessero rispetto alle misure minime di sicurezza, naturalmente questo deve intendersi come superato. Però, ecco, di nuovo, fare chiarezza, questo è un esempio molto banale, cioè sono di molto più specifici, ma insomma per far capire, come dire, la direzione in cui ci stiamo muovendo, e vorremmo realizzare, come dire, quanto prima questa cosa. Però abbiamo dei vincoli che ci derivano anche appunto dalla necessità di capire esattamente quale parte del quadro normativo di rango primario rimarrà e quale invece non rimarrà, e per questo stiamo lavorando con il legislatore, anche se il legislatore non è particolarmente sensibile a questa tematica e quindi, come dire, abbiamo avuto qualche difficoltà a dire, sono in un po' di pressione, insomma, però come dire, ci sembra che adesso, forse perché siamo appunto nell'imminenza di una certa scadenza, ci sia un po' più di attenzione. Questa invece è una slide con cui volevo diciamo così, semplicemente segnalare che il regolamento aveva al proprio interno una serie di disposizioni, inizialmente almeno, cioè nella proposta della Commissione nel 2012, che dovevano servire a semplificare la vita per le piccole e medie imprese. Questa attenzione alle piccole e medie imprese si è un po' persa in tutta poi l'evoluzione della riforma, però sono rimaste quella alcune disposizioni, c'è un accento, insomma, sto riconsiderando, ci sono alcune disposizioni che chiaramente indicano che, insomma, c'è un certo favore nei confronti della semplificazione, dove è possibile, degli adempimenti, proprio perché nessuno vuole imporre una camicia di forza, insomma, di nuovo. Quindi per noi, per esempio, una delle cose che come autorità noi possiamo fare è redigere questo elenco dei casi sottratti all'obbligo di valutazione di impatto. Questo non è un obbligo per l'autorità, è una possibilità. Cioè, questo articolo del regolamento dice che le autorità possono, autorità nazionale di controllo, possono redigere un elenco dei casi sottratti all'obbligo di valutazione di impatto. Cioè, il regolamento stesso individua i casi, diciamo così, di obbligo per categorie di soggetto, di trattamenti, non dice niente sui casi ovviamente sottratti all'obbligo di valutazione. Però è chiaro che lo stesso documento 2.29 che vi dicevo prima, queste linee guida, va in questa direzione, cioè si può ipotizzare che, per esempio, come in passato esistevano tutta una serie di trattamenti, se vi ricordate, che erano sottratti all'obbligo di notificazione al garante perché si riteneva evidentemente che
fossero trattamenti che comportavano un rischio in generale minimo, quindi non neppure elevato, ma neppure considerevole, allora è chiaro che con la stessa ratio si potrebbe ipotizzare che una lista di trattamenti per alcune tipologie di finalità, contabili, per esempio fiscali e così via, per le quali si può ritenere che non sia necessaria nel principio una valutazione di impatto. Fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, semplificare la vita a tutti, anche a noi naturalmente, non sarebbe una cosa negativa. Il registro dei trattamenti è un punto fondamentale della riforma. Secondo me non va visto come un adempimento burocratico, cioè sapete che adesso c'è l'obbligo per i titolari e i responsabili non più di notificare appunto preventivamente alle autorità, come sarebbe ovviamente logico in base a questo nuovo approccio di responsabilizzazione, ma c'è l'obbligo di avere un registro dei trattamenti in house, quindi tranne che come dire, si sia su piccole e medie imprese, senza la definizione europea, e non si svolgono trattamenti particolarmente sensibili. Chiaro che questo registro dei trattamenti secondo me è un obbligo in realtà non burocratico ma fondamentale, perché il punto di partenza, la conoscenza dell'esistente, il censimento dei trattamenti esistenti è il punto di partenza per qualunque valutazione di impatto o del rischio. Però è anche vero che, per esempio, noi possiamo mettere a disposizione un modello di registro dei trattamenti, altre autorità, altri paesi lo hanno già fatto, quindi aiutare i soggetti, soprattutto piccoli e medie imprese, che volessero comunque dotarsi di questo strumento che è importante per la propria conoscenza interna, e qui si allaccia questo discorso alla figura del DPO, che poi sarà probabilmente il soggetto che dovrà tenere questo registro, verificare il suo aggiornamento, fare in modo che le informazioni siano aggiornate. Ecco allora che fornire quindi dei modelli possibili, ovviamente schematici, perché magari compilarli in forma elettronica sarebbe qualcosa che potrebbe servire insomma in questo contesto. Il regolamento stesso impone all'autorità di favorire in tutti i modi un'interazione agile, veloce con gli interessati, anche con le imprese, quindi significa modelli in forma elettronica, compilazione online per esempio di richieste o di reclami, la notifica del data breach in formato elettronico. Tutto questo sono cose che, voglio dire, noi vorremmo e stiamo interrogandoci su come fare, ma anche su questo sempre guardando agli esempi, lavorando congiuntamente con altre autorità di altri paesi, perché appunto non avrebbe senso, avrebbe forse poco senso prevedere di nuovo 27 modelli diversi per la notifica del data breach o per il reclamo, ove non fosse assolutamente indispensabile in base alle norme nazionali. Cioè sarebbe opportuno avere, come dire, un minimo denominatore comune di nuovo, e da questo partire. Su questo noi per esempio stiamo lavorando insieme a mille altre cose con le autorità degli altri paesi in questi mesi. Chiaro quindi, è tutto work in progress, e noi siamo assolutamente interessati a raccogliere input di ogni genere, ci stiamo confrontando con varie associazioni di categoria, abbiamo avuto incontri con soggetti pubblici e privati, stiamo cercando appunto di portare a casa un po' questo tipo di stimoli. Chiaro che come dicevo all'inizio e così concludo, non è possibile pensare che ci siano soluzioni perlomeno le di massima ready made, cioè belle e pronte, generiche, che possano essere adottate da tutti i titolari e tutti i responsabili senza nessun adattamento, proprio perché questa non è la filosofia di fondo del regolamento, proprio perché si vuole valorizzare le peculiarità individuali. Ci sono però spazi, come si diceva prima, sia di armonizzazione, sia di semplificazione, sia anche di flessibilità per introdurre, dove necessario e possibile, nel quadro delle garanzie e dei requisiti previsti dal regolamento, misure e particolarità o disposizioni o approcci anche più tarati sulle esigenze specifiche, magari di categorie o di settori. Io direi che mi fermo qua e naturalmente poi rimango qua a disposizione per domande o qualunque tipo di richieste. Grazie. Grazie mille. Le faccio magari subito una domanda, anticipando anche il momento. A livello di attuazione del regolamento nei margini nazionali in cui c'è possibilità, è possibile. I lavori parlamentari a che punto sono? Cioè quando ci possiamo magari aspettare di vedere una bozza,
non so se l'autorità è... Noi, io posso dire quello che so, che lo sapete anche voi, per meno parte di voi, nella legge di delegazione europea è stato introdotto un emendamento che riguarda fissa di criteri di delega per il governo, appunto, per gli adattamenti necessari rispetto all'attuale quadro normativo. Questa delega, legge di delegazione europea, quello che so io attualmente è ferma al Senato, quindi deve essere ancora approvata dal Senato il 3 agosto. No. Sì. Legge di delegazione europea? No. La legge delega è approvata dal Senato il 2 di agosto ed è all'esame della Camera. Sì, ma deve tornare al Senato però. Adesso. No. No, se l'approva la Camera è finita. Benissimo. Io avevo un'altra informazione, quindi in ogni caso comunque ancora l'iter, diciamo, non è terminato, l'iter parlamentare, quindi stiamo aspettando, voglio dire, che sia concluso. Ma su quali elementi, diciamo, si intende intervenire a livello nazionale? Cioè, non ci sono anticipazioni su questo? Dunque, io penso che, come dicevo prima, ho cercato di dirlo, noi vorremmo... Il nostro punto di vista, il nostro punto di partenza è cercare di mantenere quelle che sono delle acquisizioni che rappresentano un valore aggiunto. Quindi dove nel nostro codice, per esempio, sapete che esiste la parte seconda del codice che contiene tutta una serie di disposizioni relative a specifici settori di trattamento, per esempio la sanità o per esempio la scuola o anche la ricerca, allora quella parte del codice sostanzialmente potrebbe rimanere in piedi, per esempio, visto che ci sono appunto questi spazi che il regolamento ammette di utilizzare rispetto ai trattamenti svolti per finalità nel pubblico interesse o rispetto ai trattamenti di dati appunto relativi alla salute, per esempio. Allora, dal combinato disposto di queste disposizioni del regolamento si può evincere che queste disposizioni nazionali possono rimanere in piedi, appunto, nella misura in cui non vi siano al loro interno, questo è il lavoro che stiamo facendo, elementi che contrastano appunto con il quadro complessivo. Quindi, diciamo, il nostro orientamento è questo: il codice è un testo unico, quindi consolidato, ci sono dentro molti elementi, sapete che c'è la parte anche sulle comunicazioni elettroniche. Quella parte, il titolo decimo del codice, per adesso è stata invariata perché stiamo aspettando appunto, iniziando l'urgenza, la direttiva di privacy, quindi per adesso quella parte non verrà modificata, io ritengo. Altre parti, io immagino soprattutto la prima parte, la parte di principio, la parte, diciamo così, generale del codice, sarà invece, credo, consistentemente modificata perché appunto crediamo che sia opportuno che quindi valgano i principi e i requisiti generali fissati nel regolamento e non quelli del codice, anche se nel codice ci sono poi le disposizioni in alcuni ambiti che forse invece è bene mantenere perché in questi anni sono dimostrate appunto utili, non so, per esempio sto pensando alla disposizione che riguarda le garanzie per i dati relativi ai defunti, che può sembrare un tema diciamo, marginale, ma in effetti è un tema molto importante perché chiaramente il regolamento espressamente, cioè non considerando, afferma che non si applica ai dati dei defunti, quindi i dati dei defunti non sono dati personali, a meno che però, dice, questo considerando, gli Stati membri non intendono legiferare in altra forma sulle forme di tutela da garantire a questi dati. Noi abbiamo nell'articolo 9 del nostro codice una disposizione che riguarda i dati dei defunti, questa disposizione secondo noi è opportuna, si è mantenuta appunto perché come dire, un segno di continuità, ma insomma non è dirompente, no? Cioè... Grazie mille. Posso? Perfetto, il prossimo intervento del... C'è una domanda. Ciao Luana, prego, scusi. Sì, ci sarebbero diverse cose da commentare. La prima, sulla quale poi le faccio una domanda esplicita. È evidente che il regolamento sulla protezione dei dati va direttamente integrato con la direttiva NIS. Siccome il legislatore ha voluto chiaramente eludere il problema che il regolamento teoricamente si applica ai dati personali, ma non ai soggetti giuridici,
qui resta da capire il modo in cui l'applicazione della norma, quando toccherà soggetti che maneggiano dati personali, ma in quanto soggetti giuridici, siano impattati dalla norma. E dentro il regolamento uno degli elementi fragili, mi pare sia oggetto della prossima discussione europea, è proprio la valutazione d'impatto, cioè quando sono masse, cioè una delle modalità espositive è la qualità dei dati che vengono intaccati. Allora, la valutità, a me pare che la valutazione d'impatto non può essere fatta solo su affermazioni generiche del tipo quantità di soggetti interessati, qualità dei dati, va fatta evidentemente sotto profili diversi. Uno dei profili chiave che non sono neanche lontanamente immaginati è il profilo economico, e quindi anche le eventuali penalità combinate alle società che non siano rispettose del bla bla bla. Restano ancora un'altra osservazione: i data breach, chi li segnala? Cioè, quando è che la quantità o l'entità o la massa dei dati compromessi costituisce elemento definitivo per il soggetto in causa per dover fare la notifica? Quindi io, a parte questo, è un ultimo quesito, questo sì mi interessa direttamente, perché noi ci stiamo lavorando anche con attività di partenariato, di alta formazione all'università, e quindi sono questioni che stiamo discutendo. C'è un fatto importante che riguarda l'elenco delle aziende di servizi essenziali che vengono indicate, questo anche nella logica della direttiva NIS, come elenco di soggetti ai quali deve essere poi applicato un sistema, tutti i sistemi di valutazione della sicurezza, risk assessment, risk evaluation, eccetera, eccetera. La domanda è, oggi, chi se ne sta occupando? Non sono riuscita a capire se se ne sta occupando, sicuramente non l'autorità garante, non so se se ne stanno occupando a livello di DIS, o non so se c'è nel Parlamento qualcuno, qualche commissione che ci sta lavorando, perché questo al 2018, a maggio, questo, diciamo, i dispositivi diventano operativi. La domanda è, come si potrà applicare una norma se non c'è un elenco di questi soggetti? E ancora, infine, i vendor di servizi alla sicurezza per la protezione dei dati, perché non sono chiamati in causa direttamente? Cioè, voglio dire, qui la questione è doppia: il problema non è dell'azienda che deve difendere i dati con un sistema di sicurezza, ma il problema è anche del sistema di sicurezza applicabile, che è gestito da vendor tecnologici. Quindi, se non c'è quest'altra côté della cosa, e questo spiega perché la norma è stata fatta solo intitolata alla protezione dei dati personali e non dei soggetti. Questo è il regolamento che riguarda la protezione dei dati personali, quindi ovviamente non può che trattare questo, voglio dire, è chiaro che. Ma ne parlerete a livello europeo? Allora, per quanto mi so io, no, non è in questo momento non sono questi temi, ma così il tema qui che lei ha affrontato è sicuramente un tema importante, quello del data breach. Questo è un tema di cui ovviamente, dire, i criteri per la notifica del data breach e chi deve notificare il data breach, sicuramente questo è un punto su cui ci sono delle riflessioni in corso. Il gruppo 29 tra l'altro dovrebbe a brevissimo pubblicare un documento che prova a dare una prima serie di risposte proprio rispetto alle soglie, diciamo così, per la notifica e quindi i criteri. Ovviamente, come diceva lei, però tutto questo sconta la difficoltà di trovarsi di fronte a una serie di disposizioni, diciamo, più di processo che di altra natura. Quindi è chiaro che non è possibile dare un termine, come dire, specifico. Allora, l'idea è quella di fare riferimento, ove possibile, a standard, a esempi, esemplificazioni, che non è molto efficace, ma d'altra parte però è anche uno dei pochi modi per provare a rispondere a livello generale. Poi è chiaro che questo è sono tutte tematiche estremamente complesse. La valutazione di impatto è qualcosa che, come dire, forse non è molto conosciuto nel mondo della protezione dei dati, ma in altri ambiti è una cosa molto più... Non c'è per la cyber security, assolutamente no, non c'è. No, dico appunto, sto parlando in altri ambiti, magari non c'è per la cyber security, però, come dire, a livello aziendalistico, per esempio, cioè l'analisi dei rischi e quindi anche l'intervento della valutazione economica, che diceva lei, del rischio economico, è un elemento che sicuramente è preso in considerazione. Diciamo però che il regolamento, per esempio, dice chiaramente che il rischio di cui si sta parlando è un rischio per i diritti e le libertà delle persone interessate. Quindi questo è un approccio, diciamo, diritti umani a cui vengono applicate tecnologie e approcci più di natura aziendale,
di massima, questa è la difficoltà appunto che stiamo tutti vivendo. Io credo che, come dire, non è possibile immaginare che vi sia il 25 maggio un allineamento perfetto e totale, voglio dire, insomma, rispetto ai requisiti del regolamento. Chiaro che, come è stato detto anche da altri, insomma, parlando proprio così in maniera molto, molto generica, chi in questi anni ha sostanzialmente si è adoperato per la compliance rispetto alla normativa esistente non dovrebbe avere grossi problemi rispetto all'aumento delle regole del regolamento. È chiaro che c'è un sovrappiù che viene chiesto magari, però in cambio si dà una libertà molto maggiore, quindi come dire, sono due elementi che devono essere tenuti presenti. Insomma, io non ho risposte alle tue domande e credo che, insomma, sia molto difficile in questo momento per me elaborarle, però ecco, diciamo, sono questioni che abbiamo presente, non vengono, per quanto riguarda io, discusse nei gruppi protezione dati, ovviamente, però ci sono altri soggetti che ne stanno occupando, la cyber security per esempio è un tema dibattuto a vari livelli. Ma l'aspetto giurisdizionale non è toccato, perché se voi consentite a livello europeo che in territori diversi giustamente si applicano le norme più forti a livello locale come previsto, sarà molto difficile applicare qualora per esempio la gestione dei dati venga fatta in territori diversi, vengono intaccati con norme diverse, come si applicherà la norma? Per quanto riguarda il settore di protezione dei dati abbiamo un regolamento, quindi voglio dire, non è che prevale la norma nazionale, è il regolamento. No, sono le eccezioni. Ma non da questo punto di vista, voglio dire, non per quanto riguarda, come dire, non esiste una deroga o un'eccezione generale all'applicazione del regolamento sulla base delle caratteristiche nazionali. C'è la possibilità per alcuni dei progetti di trattamento, dal punto di vista funzionale, finalizzate ad alcuni scopi, di introdurre delle specificazioni nazionali. Però, diciamo, non è che esiste una libertà, un'anarchia totale, perché poi di nuovo torniamo al caso in cui ogni paese introduce norme nazionali diverse sulla base delle specificazioni nazionali. Questo perlomeno non è l'obiettivo a cui stiamo cercando di arrivare. Poi noi, ripeto, abbiamo una funzione, forse non siamo legislatori, quindi noi stiamo cercando di lavorare con i legislatori per far presente quelli che possono essere, dal nostro punto di vista, diciamo, degli approcci possibili. Forse anche quelli che tengono conto delle esigenze delle aziende con cui abbiamo, e non solo delle aziende, anche del settore pubblico, con cui abbiamo varie interrelazioni. Chiaro che poi, ripeto, c'è un livello superiore, come dire, di visione globale, che tiene conto anche degli altri temi che le toccava, di cui cosa tenere conto, ma non è in questo momento quello che io penso personalmente di poter affrontare, insomma, quindi anche perché non mi compete in questo momento. Siamo consapevoli, però, cioè, stiamo cercando di fare, come dire, il nostro piccolo orticello, senza perdere di vista ovviamente il mondo nel suo insieme, però.